Uomini e donne torna in televisione, inutile negare il fatto che Uomini e donne manca davvero a tutti. E per tutti non intendiamo solo i protagonisti del programma che sono alla ricerca dell'amore nel programma di Maria De Filippi. In queste settimane sono stati davvero tanti anche i fan che hanno lamentato l'assenza della messa in onda del programma, dato che molte delle puntate del Trono Classico comunque erano state registrate per tempo. Dunque, cos'è successo di così importante da fare cambiare idea alla produzione e trovare quindi un modo e tornare in onda con le puntate di Uomini e donne nella fascia pomeridiana che è sempre stata del programma? Uomini e donne nella bufera, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente. Maria De Filippi e il suo team di autori hanno lavorato a un nuovo format da registrare e mandare in onda dal 20 aprile in poi e che vedrà come protagoniste del dating show sia Gemma Galgani per il Trono Over che Giovanna Abate per il Classico. Le due donne hanno deciso di mettersi in gioco e conoscere degli uomini e pretendenti attraverso la chat e, dove possibile, innamorarsi anche al punto di fare la scelta. Ma è necessario capire se la persona dietro lo schermo però corrisponderà alle loro alternative. Ma cosa ha trascinato Uomini e donne nella bufera? Gemma ha un contratto con Maria De Filippi? Il dubbio che si è innescato in molti fan del programma si sono posti la seguente domanda: come ha fatto Gemma a essere a Roma se a inizio quarantena si trovava nella città di Torino? A quanto pare la dama di Uomini e donne potrebbe aver guadagnato un contratto con la produzione televisiva. Ammesso che la Galgani non sia sempre stata sotto contratto. La domanda che in molti si pongono è la seguente: come mamma Maria De Filippi ha deciso di far scendere in campo la dama di Torino e non una qualsiasi collega del programma come ad esempio Veronica Ursida, Valentina Utiero oppure Anna Tedesco, donna già famosa a Uomini e donne e molto seguita anche sui social?